Ben ritrovati, come vi avevo anticipato questa settimana, in questa puntata torna la rubrica Car Influencer per un giorno e naturalmente Elena Giaveri. Ben ritrovata Elena. È tornata anche Elena Giaveri. È tornata, da dove è tornata soprattutto? Jet lag, fusi orari, dove sei stata? Proprio stanotte da Dubai, vabbè poco jet lag dai. Si tratta bene Elena, si tratta bene, ma si tratteranno bene lei e Alessandro, che intanto saluto e ringrazio per essere qui con noi. Poi insomma ti racconterà un po', vi racconterete insieme con Elena, perché vi tratterete bene con una BMW X2, direi, nuova di zecca e molto molto interessante. Decisamente Andrea, decisamente. Partiamo subito quindi, benvenuti alla sesta puntata di Car Influencer per un giorno, il format all'interno del quale faccio provare le auto ad alcuni appassionati veri come me. Come già detto da Andrea, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, a parte Alessandro che fra poco introduco, ma alludo all'auto in questo caso. Non è un SUV, non è un crossover, ma è un SAC, Sport Activity Coupé. Devo dire che rispetto alla generazione precedente è cambiata decisamente, sia a livello di dimensioni che di forme complessivamente. In questo caso assomiglia, secondo me, a parer mio, molto di più alle sorelle X4 e X6. Diamo il benvenuto quindi alla BMW X2 M35i. E al fortunato concorrente che oggi la proverà insieme a me, ovvero Alessandro Cremona. Benvenuto a Car Influencer per un giorno. Sono Alessandro Cremona, io vengo da Tradate, sono un pilota da 3 anni, poco più, e oggi aiuterò Elena a descrivere questa auto che è nuovissima e ha delle linee veramente aggressive. E niente, so che sei un grande appassionato di auto, quindi questa farà sicuramente al caso tuo. Andiamo quindi a vedere subito gli esterni, se sei d'accordo. Subito. Come anticipato, quindi misure notevolmente maggiorate rispetto alla generazione precedente. Abbiamo una lunghezza di 4,55 m, una larghezza di 1,84 m e un'altezza di 1,59 m. Ale, niente male, insomma, no? È diventata assolutamente bella muscolosa. È cambiata tanto, una bella silhouette imponente, ma partiamo col vedere il frontale. Assolutamente, il frontale come possiamo vedere è molto aggressivo, queste linee sul muso ricordano molto M3 e M4, la versione Competition. Abbiamo una nuova griglia illuminata, molto più grande, più piatta, sicuramente aggressiva, così come il faro e la bocca che è illuminata da un LED, è molto più grande di quella precedente, anche più piatta, un muso decisamente più aggressivo. Vero, così come tutto il resto della silhouette. Infatti è proprio dalla parte laterale, che è la mia preferita, da questa prospettiva infatti si può apprezzare appieno proprio la nuova linea, anche certo, il coupé, no? La linea da coupé. Esattamente. Vediamo quindi la parte laterale, come detto. Una silhouette decisamente sportivale. Allora, questo colore è particolarmente bello a parer mio, perché è un blu Portimao ed enfatizza particolarmente la sportività proprio di questo modello che abbiamo qui oggi. Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere ad esempio in merito alle ruote? Abbiamo i nuovi cerchi in lega da 20 pollici sia sull'anteriore che sul posteriore, non solo, l'impianto maggiorato è in acciaio, quindi rispetto alla vecchia X2 è molto più performante, la calotta degli specchietti è in nero lucido con l'M Sport Pack e una minigonna a enfatizzare la sportività di questa eccellente macchina. Poi maniglie a scomparsa e aggiungo anche vetro posteriore oscurato, davvero cattiva. Andiamo a vedere invece la parte posteriore. Sportività decisamente accentuata se si guarda la linea posteriore. Questa silhouette coupé a me piace un sacco e poi devo dire anche che i 4 terminali di scarico conferiscono una bella aggressività. E non solo, abbiamo anche uno spoiler in nero lucido che rispetto alla vecchia X2 è veramente molto più aggressivo e anche il faro è veramente più cattivo. Per quanto riguarda invece il baule, il dato? Abbiamo 560 litri normale, se andiamo a battere i sedili raggiungiamo i 1470 litri, veramente abbondanti. Niente male. Da questa prospettiva posteriore poi a me fa impazzire sì la linea da coupé, ma anche i 4 terminali di scarico. E non solo, abbiamo un nuovo spoiler in nero lucido, molto aggressivo, insieme a questi fari con una nuova linea, molto più cattivi.
Poi possiamo notare il badge specifico, quindi che identifica questa versione M. E per quanto riguarda il bagagliaio invece? Abbiamo normalmente 560 litri, se andiamo invece a battere sedili raggiungiamo i 1470 litri, veramente abbondanti. Niente male! Andiamo quindi a dare uno sguardo agli interni. Allora Ale, diamo uno sguardo agli interni di questa X2 M35i perché davvero risultano moderni, sportivi, lussuosi e altamente tecnologici. Assolutamente, un esempio sono questi sedili bellissimi in alcantara e pelle con il logo M retroilluminato, super avvolgenti e super sportivi. Vero, con poi queste cuciture a contrasto in blu mi piacciono particolarmente. Poi ti faccio notare anche il logo M che è illuminato, quindi questa è davvero una chicca, così come tantissimi altri dettagli ci fanno capire immediatamente che questa è una versione M, ad esempio la pedaliera dedicata, così come il volante. Il volante versione M Sport è incredibile, largo il giusto, super maneggevole. Inoltre sul tunnel possiamo vedere anche dei tasti per il rapido accesso ad esempio ad alcune funzioni come le modalità di guida, come gli ADAS, che chiaramente su un'auto del genere ovviamente ne abbiamo di tutto e di più, e c'è perfino uno pulsante che si chiama Auto Hold, che consente appunto di quando siamo fermi al semaforo. Però se siamo fermi al semaforo non dobbiamo per forza tenere il piede sul freno, ma automaticamente lei capisce quando siamo fermati e per ripartire accelerare semplicemente. Ale, ti vedo preparatissimo, quindi non ci resta che andare a provarla. Andiamo. Allora Ale, innanzitutto sei il primo concorrente che fa una prova in notturna, quindi fantastico. In 5 anni il ottimo, primo in assoluto, però in questo modo direi che possiamo apprezzare anche tutti i fari LED che abbiamo su quest'auto, che non sono niente male. Esattamente. Salendo a bordo comunque la percezione che sento insomma è quella di un'auto sportiva ma allo stesso tempo anche molto lussuosa, è davvero un ambiente premium. Merito sicuramente non solo dei materiali di cui abbiamo già parlato, ma anche della tecnologia che c'è a bordo, perché questi due schermi hanno fatto davvero un grandissimo lavoro in BMW. Questi due schermi sono non solo chiarissimi, ma di facilissimo utilizzo, no? Sono molto intuitivi e hanno tutte le funzioni che riguardano non solo l'infotainment, ma anche la navigazione. So che poi tu hai anche le DAP display lì davanti, quindi sì, io sto guardando solo quello. Ecco, nella guida ti aiuta moltissimo. Sì, sì, è comodissimo, devo dire che è spettacolare, non è neanche piccolo. Adesso poi so che stiamo guidando in modalità eco oltretutto, poi chiaramente possiamo cambiare la modalità di guida e di conseguenza andiamo anche a regolare l'assetto, no? Esatto, questo assetto in particolare è 15 mm ribassato rispetto a quello della vecchia X2 e lo sterzo è leggerissimo ma preciso. Anch'io, diciamo, non ho avuto questa percezione di una guida brusca e cattiva, nonostante si tratti di una M, perché stiamo parlando di un motore 4 cilindri 2000 turbo benzina da 300 cavalli, 400 Nm di coppia, quindi cioè, diciamo una vettura ad altissime prestazioni. Però ciò nonostante non si avverte questa cattiveria. L'accelerazione per avere 300 cavalli è molto buona, parliamo di uno scatto da 0 a 100 in 5.4 secondi e una velocità massima di 250 km/h limitata, quindi figuriamoci. Nonostante ciò non ti strappa, ha un'accelerazione molto lineare e non aggressiva, che sì, è per un SUV meglio SAC. È la perfezione. Sì, esatto, anche perché comunque è un'auto che alla fine puoi utilizzare anche in altri contesti, quindi che si presta anche all'utilizzo di tutti i giorni tranquillamente o anche per i viaggi. Esattamente, è comodissima, ripeto, lo sterzo è veramente morbido e preciso, non ha tanto gioco, quindi lei segue esattamente quello che tu gli dici di fare. Abbiamo inoltre il nuovo cambio Steptronic a 7 rapporti, molto morbido, ma quando lo mettiamo in modalità sport le cambiate diventano molto più veloci e rapide. Esatto, e soprattutto secondo me se andiamo ad utilizzare le palette è lì che otteniamo il massimo delle performance. Esattamente. No?
E in merito al cambio invece come ti sembra, come senti la cambiata innanzitutto? Il cambio soprattutto in eco è morbidissimo, mm-hmm. non mi accorgo neanche della cambiata, e la cosa straordinaria è che quando passiamo da eco a sport cambia tutto, è drastica questa cosa, perché riesce a cambiare le marce molto velocemente, e noi abbiamo anche le palette che abbiamo provato e sono rapidissime. Sì, poi c'è anche la funzione boost, la funzione boost che aumenta ancora di più lo stacco di una marcia all'altra, riuscendo anche grazie alla trazione X-Drive a scaricare meglio la potenza. Esatto, cambio che è Steptronic, 7 rapporti e doppia frizione ovviamente. Esattamente. E devo dire davvero davvero performante. Performante. Allora Ale, in tutto ciò devi raccontarmi di te, perché merita. Io sono pilota da quasi 4 anni, ho fatto il campionato italiano midget e sono amante BMW, quindi per me ritrovarmi su questa macchina è incredibile. Ho una BMW M2 Competition, quindi M più M direi che è perfetto. E no, devo dire che questa macchina, come conclusioni, devo dire che è veramente confortevole e sportiva allo stesso tempo. Sì. Quindi è un connubio perfetto, ha un equilibrio tra eleganza, sportività e comfort, per me eccezionale. Allora Ale, ti sei divertito con questa X2? Assolutamente sì. Molto bene, prima di concludere la nostra prova però ricordiamo come sempre alcuni dati, ovvero abbiamo provato l'X2 M35i, ovvero la versione dotata di 300 cavalli, motore 4 cilindri 2000 turbo, 400 Nm di coppia, trazione integrale, cambio Steptronic a 7 rapporti e è disponibile però anche in altre versioni chiaramente questa macchina, sia benzina che diesel, ibrida oppure elettrica. Per quanto riguarda invece i prezzi, questi partono da circa 44.800 euro per la versione S-Drive 18D, mentre per la versione come la nostra M ci vogliono all'incirca 63.000 euro. Anche per oggi quindi è tutto, io ti ringrazio tantissimo Ale. Super. E noi ci vediamo con la prossima puntata di Car Influencer per un giorno. Ciao a tutti. Ciao.